Signori, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi cerchiamo di andare nel dettaglio e proviamo ad osservare quelli che sono stati gli accorgimenti tattici più interessanti di Juventus-Lazio, perché la domanda è sempre quella: perché con la Lazio è sembrata una Juve di un certo tipo e invece con l'Empoli magari no, con il Bologna magari no, il secondo tempo con l'Udinese magari no? Cioè, perché la Juventus vista con la Lazio è stata particolarmente convincente? Che non significa che nelle altre non abbia meritato i risultati, ma che con la Lazio sia apparsa ancora più forte. Credo che sia giustissimo andare a valutare quelli che sono gli elementi più importanti che hanno permesso di andare a vincere in questa maniera contro una squadra che comunque tutto sommato è forte, dato che lo scorso anno si è classificata al secondo posto in classifica. Io vorrei partire dalle posizioni dei calciatori della Juventus, le posizioni medie perlomeno in fase di possesso. E quindi voglio focalizzarmi su Chiesa e su Miretti, perché Federico Chiesa non ha fatto la seconda punta, così come Miretti non ha fatto la mezzala destra, o almeno non quando la Juventus aveva il possesso di palla. Infatti, come possiamo vedere da questo grafico estrapolato dal match report della Serie A, abbiamo Miretti e Chiesa che sono praticamente una sorta di trequartista o ala alle spalle di Dusan Vlahovic. Quindi quello che si forma praticamente è un 3-4-3, o se vogliamo un 3-4-2-1. Questo ovviamente l'avevamo già visto anche in occasione del primo gol stagionale della Juventus. Ricorderete che il gol della Juve contro l'Udinese nasce da questa pressione in avanti della Juve, il difensore dell'Udinese che perde palla, e guardate un po' come sono posizionati gli attaccanti, basta invertire un po' le posizioni perché Chiesa fa il centravanti e Vlahovic fa l'esterno di sinistra, però Miretti dov'è? Esatto, proprio lì, ed è una delle cose che aveva funzionato e appunto portato la Juventus in vantaggio, cose che l'anno scorso invece non avevamo assolutamente visto. La posizione di Miretti la possiamo osservare in più di un'occasione in questo Juventus-Lazio, qua la Juve era già in vantaggio, però come vedete Miretti è a destra di Vlahovic in una sorta di tridente con Chiesa sulla sinistra. Infatti Chiesa è un giocatore che attacca da ala, se vogliamo, come possiamo vedere anche in questa occasione sullo 0-0, e poi da questa rimessa al fondo della Lazio nascerà proprio il gol della Juventus, però Rabiot sta servendo Chiesa che sta attaccando esattamente dalla sinistra, non da seconda punta. Chiesa invece difende, se vogliamo, da seconda punta, perché questa è proprio la rimessa laterale da cui poi arriverà il gol dell'1-0 della Juventus. Vedete, Chiesa e Vlahovic sono proprio lì, con gli altri giocatori invece che si dispongono in maniera ordinata per cercare di chiudere gli spazi alla Lazio. E infatti, se abbiamo detto che Chiesa attacca da ala, Chiesa difende da attaccante, perché questa è la posizione media dei giocatori della Juventus quando la palla invece ce l'aveva la Lazio. Come possiamo vedere, c'è una disposizione molto ordinata e da quel 3-4-2-1 arriviamo a formare una sorta di 5-3-2 con Miretti che fa qui sì la mezzala destra e con Chiesa che fa qui sì la seconda punta. Possiamo arrivare a dire che la Juventus praticamente è un 3-4-2-1 in fase di possesso e un 5-3-2 in fase di non possesso. Quindi questa volontà di girare per il campo, di fare dei movimenti senza palla e di andare a prendersi gli spazi a seconda di quella che è la posizione del pallone. Questo proprio per un discorso di posizioni. E se di posizioni vogliamo parlare, non possiamo fare altro che citare anche Weston McKennie, perché McKennie ha giocato come esterno a tutto campo nel centrocampo della Juventus. E se all'inizio poteva sembrare una mossa azzardata, io stesso pensavo potesse essere una mossa per preservare il risultato per poi giocarsela nella seconda frazione, c'è da dire che invece McKennie è stato una vera e propria spina nel fianco, come detto anche all'interno delle pagelle, per un motivo: l'ampiezza. E noi sappiamo che tutte le volte che Allegri gioca contro Sarri cerca di sfruttare l'ampiezza. Vediamo come. Ancora una volta McKennie, e se proprio vogliamo guardate anche la posizione di Miretti, che è esattamente lì a destra di Vlahovic, con Chiesa che è a sinistra, e si va a riformare quella sorta di tridente. La posizione di Miretti è sempre molto interessante per la Juve. Ma guardate McKennie molto largo, così come anche in occasione del gol dell'1-0, quella famosa palla di McKennie è dentro o non è dentro? Per arrivare a parlare di dentro o non è dentro vuol dire che McKennie ha giocato veramente molto molto largo, e questo lo testimonia anche l'heat map della partita di McKennie. Qua si porta a casa un 7.7, ma sappiamo che Sofascore ha delle valutazioni sempre molto elevate. Secondo me McKennie ha fatto un'ottima partita, ma non da 8, ma
sicuramente da 7 pieno, forse anche qualcosina di più. E come dicevamo, Allegri contro Sarri sfrutta l'ampiezza. Guardate un po' la squadra della Lazio, aveva una larghezza di circa 34 metri, e se guardiamo il possesso palla, la Juventus ha vinto 3-1, ma la Lazio ha fatto il 64% di possesso palla, che significa che la Juventus è andata soltanto al 36. Ma le squadre di Sarri sono create proprio per questo, perché stanno così strette, perché questa cosa va a facilitare il palleggio. E quindi cosa succede? Che se vai a sfruttare dei cambi gioco, come abbiamo visto in occasione di Locatelli per Chiesa o Locatelli per McKennie, proprio in occasione del gol dell'1-0, la Lazio si trova scoperta sul lato debole e quindi possono crearsi delle occasioni proprio sfruttando gli esterni. McKennie da una parte e Chiesa e Kostic da quell'altra. Quindi sì, la Juventus ha tenuto poco palle alla Lazio tanto, ma questo significa che la Juventus è stata anche una squadra più aggressiva in questa cosa qui, e quindi girando meno il pallone, ma comunque aggredendo la Lazio, si sono trovati degli spazi e si sono trasformati in occasioni da gol e gol, perché la Juventus poteva farne anche 4, forse addirittura 5. La cosa più bella, secondo me, da sottolineare all'interno di questa partita però, è che la Juventus finalmente non si è voluta fermare. La Juventus ha chiuso il primo tempo in vantaggio di 2-0, eppure il secondo tempo non è stato un secondo tempo di attesa come quello di Udine, no, è stato un secondo tempo in cui la Juventus è scesa in campo per fare la partita e segnare altri gol, e tra l'altro dopo aver subito gol per una leggerezza è andata subito a riacciuffare la partita e a segnarne un altro, anche una forte dimostrazione di mentalità in questo Juventus-Lazio. Infatti, come possiamo vedere, il primo tempo, che si chiude sì in vantaggio per 2-0 con la Juve che trova 8 tiri totali e 4 nello specchio della porta, ancora una volta col 34% di possesso palla, nel secondo tempo la Juve addirittura più expected goals con 9 tiri totali di cui 3 nello specchio della porta, e anche qua soltanto il 38% di possesso palla, ma questo non significa niente perché la Juve è andata a creare delle occasioni e anche molto pericolose. Qua abbiamo da Soccerment il cumulativo degli expected goal, e come potete vedere la Juve praticamente segna alla prima occasione, perché segna subito e dopo poche possibilità, trova il raddoppio, ma non si ferma. Guardate il grafico azzurro quanto va in alto, guardate quando poi la Juve trova il terzo gol e guardate come chiude la Juventus, anche in vantaggio di 3-1 sul finale di partita la Juventus voleva andare alla conclusione. E se vi ho sempre detto che secondo me il grafico dei cumulativi expected goal è uno dei più importanti e significativi di tutti, non possiamo fare altro che domandarci: ma perché con il Bologna abbiamo visto una certa roba e con la Lazio un'altra, anche se le statistiche dicono qualcos'altro, perché col Bologna comunque la Juventus ha portato tanto più palla, è stata molto più alta, eppure la partita è stata più brutta, il risultato pure è stato più brutto e la Juventus si è dovuta accontentare di un 1-1. Beh, vi mostro questo. Bologna contro Lazio. Il primo grafico è quello del Bologna, il secondo è quello della Lazio. E voi direte: abbiamo 10 metri in meno di baricentro, quindi con la Lazio siamo stati più difensivi? Sì e no, perché guardate con il Bologna quanto la Juventus ha girato palla in orizzontale. Guardate quanti passaggi ci sono, dal 12 Alessandro, al 3 Bremer, al 6 Danilo. C'è veramente un fosso che è stato scavato. E poi cosa faceva Danilo? Palla UEA dritta e poi UEA all'indietro, palla Danilo. E quindi giocavamo sempre in orizzontale o al limite di appoggi con Alessandro, che faceva la stessa cosa, non tanto con Cambiaso quanto più con Rabiot, tutti schiacciati lì, non c'era nemmeno la possibilità di andare in ampiezza. Invece Kostic e McKennie sono stati bravi a rimanere aperti, questa è stata anche la partita preparata da Allegri proprio per quello che dicevamo prima. E guardate invece con la Lazio il 6, il 3 e il 4 quante poche volte si sono scambiati il pallone e quante invece volte siamo andati da Locatelli a cercare di girare palla. Guardate anche Locatelli quante volte ha aperto sul 16, quante volte è andato a dialogare con Rabiot, che è una cosa che vediamo poco. Con la Lazio infatti, col Bologna infatti non l'avevamo praticamente mai vista, e guardate ancora una volta il 7, il 20 e il 9 vanno a formare questa sorta di tridente. Però ragazzi, la pulizia e ovviamente la volontà di andare a fare meno passaggi orizzontali in difesa, anche se più bassi, è molto importante, perché non importa quante volte ti passi il pallone, importa come. Io ci faccio la firma a finire tutte le volte con il 35% di possesso palla, se la Juventus poi è una squadra che sì, sta più bassa, sì, si chiude, ma poi vuole ripartire in velocità, in maniera aggressiva.
Un'altra cosa, secondo me, che è migliorata tantissimo rispetto al Bologna è la gestione appunto della palla, e cioè palla terra o palla alta. Con la Lazio abbiamo giocato molto più palla bassa, e come abbiamo potuto vedere, senza doverla girare sempre per perdere tempo, perché puoi fare il 187% di possesso palla, ma se la fai nella tua metà campo e a girarla tra i tre centrali senza mai andare in avanti, senza mai avere un'idea, te ne fai sinceramente poco. E quindi, se l'anno scorso dicevamo che la Juventus era una squadra che crossava tanto, che il punto di forza della Juventus era andare sulla sinistra e Kostic mettere la palla dentro per Vlahovic, con la Lazio abbiamo avuto una forte inversione di tendenza, perché con il Bologna abbiamo fatto 21 cross in totale, di cui soltanto 13 riusciti. Con la Lazio abbiamo crossato soltanto 5 volte, di cui 2 riusciti. Quindi la Juventus ha voluto giocare una partita a palla terra, al massimo con dei cambi di gioco, al massimo cercando di sfruttare i movimenti senza palla, come abbiamo visto McKenny, Miretti in occasione del gol di Federico Chiesa. E insomma, cambia tutto. Giocare palla alta, giocare palla bassa, giocare a buttare dentro il pallone, giocare ad arrivarci in un altro modo, insomma, cambia decisamente tutto. E quindi, signori, se dobbiamo riassumerla in 3 parole, vi dico sì, difesa, ma anche ripartenza dopo l'aggressione. Quindi questi sono i 3 concetti chiave, secondo me, che hanno illuminato questo Juventus Lazio. Una Juventus che ha atteso, ha fatto giocare la Lazio, l'ha fatta sfogare, e poi quando si arrivava nel momento clou, nella posizione clou, ecco che Gatti, che stava anche molto alto, come abbiamo visto nelle precedenti grafiche, andava ad aggredire Zaccagni, che era braccato da lui e da McKennie. Quindi il giocatore chiave dell'attacco della Lazio, come Zaccagni, veniva stretto all'interno di questa morsa. Quindi sì, difesa, ma in maniera aggressiva, con la finalità di ripartire. Perché se difendi, prendi palla e continui a girartela lì tra i difensori centrali, gol sicuramente non lo fai. Se invece la prendi e vai avanti, vai in verticale, oppure cambi gioco, sfrutti l'ampiezza per poi entrare dentro, magari palla bassa, senza dover per forza sempre lanciarla, come in occasione del terzo gol di Vlahovic, dove è stato bravissimo, sì, ma quante volte succede che in mezzo a 3 difensori l'attaccante la metta giù, si giri e tiri in porta da fuori area con il piede debole? Vlahovic è stato bravissimo, McKennie è stato bravissimo, però quella roba lì è più facile sbagliarla piuttosto che farla. Quindi se invece ci andiamo dentro in maniera più facile, più comoda per tutti, io sono convinto che la Juventus possa creare più occasioni da gol, segnare più gol e quindi conquistare più punti. Ho trovato il commento di uno di voi che mi è piaciuto tanto, perché in poche righe è andato a riassumere quello che è il mio pensiero, e quindi voglio mostrarvelo. Ed è la Cuna 119 che dice: il fatto che con 2 o 3 accorgimenti da scuola calcio pare di vedere una squadra credibile fa capire quanto poca cosa siamo stati negli ultimi 2 anni. Non ci stiamo inventando nulla. C'è qualche movimento in più senza palla, un'intensità leggermente maggiore e un pressing più alto. Stop. E io mi chiedevo, ci volevano 3 anni per vedere queste cose? Io sono molto d'accordo con questo commento, ed è per quello che vi dico che nelle ultime 2 stagioni si è lavorato male, è inutile girarci intorno. Quest'anno si stanno vedendo delle idee diverse, della volontà di fare qualcosa di diverso, perché se prendiamo comunque in considerazione tutte e 4 le partite giocate della Juve, se da una parte c'è stata da parte mia della delusione, come in occasione della partita col Bologna, come in occasione del secondo tempo con l'Udinese, e anche per quello che è stato l'approccio con l'Empoli, che appena cambiato allenatore torna Andrea Zoli, generato Zanetti, perché era una squadra che in 4 partite ha fatto 0 gol, però qualcosa di diverso lo stiamo vedendo. Ma mica non è che è rivoluzionato, la Juve fa quello, non è una squadra che palleggia, non è una squadra che abbassa le mezze ali in fase di impostazione, che non lancia mai il pallone dal portiere, o che... No, cioè è una squadra che comunque mantiene la sua identità, è una squadra che comunque mantiene la sua impronta difensiva, si preoccupa sì di difendere, però si preoccupa anche di attaccare in avanti, perché se sa, lo sa, che se gli avversari perdono quel pallone, come con l'Udinese, perché nasce dal pressing, tu il gol lo puoi fare. Perché? Perché la Juve è una squadra che difficilmente imposta l'azione. La Juve fa molta fatica a impostare l'azione, infatti abbiamo visto che con la Lazio, che ha vinto 3-1 la Juventus facendo una gran partita e che meritava di segnare anche più gol ed è stata perfetta dal punto di vista dell'impronta della partita, però la Juve conclude con neanche il 40% di possesso palla. Perché? Perché la Juve non ha ancora lavorato su quelle robe lì. Deve lavorarci per migliorare determinate situazioni all'interno della partita, ma la Juve non sarà mai una squadra di palleggio al 100% che ti crea le occasioni
con 150 palleggi per andare in porta, partendo dal portiere. La Juve non sarà mai quella roba lì. E io nemmeno chiedo questo ad Allegri, perché so che non è nella sua filosofia, non è nelle sue corde, probabilmente non è nemmeno capace di farlo, perché non si è mai interessato a farlo. Però la Juve, se è una squadra che vuole mantenere i tre difensori centrali con i due quinti che si abbassano a formare il 5-3-2 quando difende, va benissimo. Però se poi non fai break, non riparti o non vai a pressare alto gli avversari e rimani sempre rintanato nella tua area di rigore, gol non lo farai mai. Quindi benissimo, se vuole partire da quelle condizioni lì, Allegri la ragione così, benissimo. Però negli ultimi due anni queste robe non le abbiamo fatte, e sono robe di una banalità disarmante, e con davvero due o tre accorgimenti tattici basilari abbiamo rivoltato quella che è la sensazione di Juventus come un calzino. Perché comunque nelle prime quattro giornate l'anno scorso non ci siamo banalmente divertiti come in queste prime quattro giornate. Parto dal divertimento per poi arrivare alla classifica, che oggi è sicuramente migliore perché la Juve fa 10 punti su 12 disponibili nelle prime quattro. Perché i giocatori sono anche più deboli, se vogliamo, sono più scarsi, ci sono meno nomi. Di Maria Pogba non ci sono neanche quest'anno, come l'anno scorso. Lo ricordate il ritornello dell'anno scorso nelle prime giornate? Ma senza Di Maria e Pogba non ci sono neanche quest'anno, non ce li hai a disposizione. Eppure la Juve fa delle robe, fa delle cose. Perché? Perché si sta lavorando per migliorare quelle situazioni che negli ultimi due anni non avevano portato da nessuna parte. E questa è sicuramente una cosa positiva, ma bisogna mantenere questa idea e bisogna portarla avanti anche nei momenti difficili. Perché adesso è facile, ve lo dico, adesso è facile. La Juventus ha fatto 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime 4, adesso è facile. Ma quando arriveranno i momenti davvero difficili, gli scontri diretti difficili, o magari una settimana in cui c'è l'infrasettimanale, quindi bisogna preparare 2 partite in una settimana, cosa a quest'anno non siamo abituati. Stasera inizia la Champions, noi la guardiamo dal divano e questo mi dà fastidio. Ma quando arriveranno i momenti difficili bisognerà portare avanti questa idea, che sì, poca roba, ma quella poca roba ti ha veramente dimostrato che può darti tanto. Dai ragazzi, questa è la strada, seguiamola.